inaugura oggi VIE, la prima puntata delle video interviste della Edi Cusano, la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. La casa editrice si occupa da qualche anno di pubblicazioni scientifiche e non. Di recente ha dato vita a una collana di romanzi chiamata Relax. Nel corso di questa prima puntata parleremo del libro Il XXI secolo delle migrazioni, del professor Terranova, che si occupa delle migrazioni del XXI secolo. Ma per meglio comprendere i fini di questo testo, parliamone con l'autore. È un libro che si occupa di tre emergenze: la primavera araba, il terrorismo islamista soprattutto in Europa e l'emergenza immigrazione, in particolare l'analisi dei flussi migratori euromediterranei. Sullo sfondo di tutto il libro abbiamo la globalizzazione, le sue contraddizioni, le conseguenze che essa ha sia nei paesi di origine che in quelli di partenza, e in particolare troviamo anche un'analisi delle cause e delle conseguenze dei flussi migratori, quindi push and pull factor. Le conclusioni del libro cercano, fuori da estremismi ideologici, di trovare, con l'appoggio di buone pratiche internazionali, delle soluzioni, delle nuove frontiere per la gestione del fenomeno migratorio e di quello relativo ai rifugiati, perché si tratta di due argomenti e nel libro sono ben distinti, cioè l'emergenza che riguarda gli immigrati economici e quella che riguarda gli immigrati umanitari, rifugiati. Il libro del professor Terranova parla quindi delle migrazioni del XXI secolo, che è un fenomeno molto contemporaneo. Come contemporanea è l'opera d'arte che è stata scelta per la copertina del libro, ma per questa scelta editoriale ne parleremo con la dottoressa Scarfì. L'idea nasce dalla professoressa Maria Paola Pagnini, direttrice della collana Studi e Ricerche. La collana raccoglie le ricerche di studiosi nel campo umanistico, ricerche di stampo originale e alimenta il dibattito scientifico contemporaneo. Sulla stessa linea abbiamo deciso proprio di promuovere, di adottare opere d'artista contemporanee, e su questa linea abbiamo deciso proprio di farlo inaugurando con l'opera dell'artista Pietro Ruffo. Abbiamo parlato dell'opera d'arte che si trova sulla copertina del libro e sarà quindi il caso di parlarvi dell'autore che ci sta anche ospitando nel suo studio, Pietro Ruffo. Pietro Ruffo, nonostante lei sia molto giovane, ha una carriera artistica di ben 20 anni e in questi anni la sua ricerca artistica è sempre stata una ricerca ed analisi antropologica ad ampio spettro dei fenomeni che riguardano l'essere umano. Però ora le vorrei chiedere quali sono le nuove ricerche a cui si sta dedicando. La mia ultima serie di lavori è una serie sulle migrazioni. Sono 2 o 3 anni che ci sto lavorando. In questi lavori si muovono dei personaggi che vengono da varie parti del mondo e da vari momenti storici. Si muovono su dei planisferi con delle forme molto particolari. Ogni lavoro ha una forma diversa e queste forme vengono da vari modi di proiettare il mondo, una sfera, su una superficie bidimensionale. Queste persone si muovono per motivi diversi, per motivi economici, per motivi politici, per motivi religiosi e per motivi climatici, perché noi siamo esseri umani, siamo animali e come tutte le specie animali migriamo, è proprio nel nostro DNA di migrare, quindi per diversi motivi e nessuno ce lo può impedire. In questi lavori quindi si parla di migrazioni, però queste migrazioni, come anche nell'opera che è stata scelta per la copertina del libro, queste migrazioni sono in qualche modo frenate, ingabbiate. Perché? Sia nella composizione ci sono delle masse di persone che cercano di attraversare una frontiera, un perimetro, e queste masse sono bloccate da dei soldati o da, comunque da delle figure occidentali, da est verso ovest. E il muro è anche rappresentato da degli animali come dei lupi, delle tigri, degli orsi, che diventano come fossero degli animali da guardia, dei soldati che bloccano i migranti. Le tecniche nel corso del tempo sono state cambiate, però un aspetto che contraddistingue tutti i suoi lavori è il kirigami. E con questi kirigami ha realizzato nel corso degli anni diversi tipi di animali che hanno avuto sempre diverse simbologie. Mi riferisco al cervo volante, mi riferisco alle libellule e ora agli uccelli. Come mai questa scelta? Sì, l'artista crea un alfabeto, crea dei simboli e poi attraverso questi simboli, queste note, compone un lavoro. E ho utilizzato diversi simboli, all'inizio il cervo volante come una forma parassitaria, poi la libellula quando ho fatto tutta una serie di progetti sul tema della libertà e ora questi uccellini che ovviamente
definiscono in qualche modo, aumentano l'idea delle migrazioni, qualcosa che noi vediamo anche affacciandoci alla finestra qui a Roma, quindi qualcosa che non leggiamo solo sugli articoli di giornale, ma che vediamo guardando, alzando gli occhi al cielo. Si conclude ora la prima puntata di Vie, le video interviste della Edi Cusano, la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. In questa puntata abbiamo parlato del libro del professor Terranova, Il XXI secolo delle immigrazioni, e dell'opera di Pietro Ruffo, che ci ha ospitato nel suo studio e che quindi ringraziamo. Ci vediamo alla prossima puntata.